ieri abbiamo a Bagnoli, a Campi Flegrei. Ci sono in programma, diciamo, iniziative in attesa sempre che Renzi magari risponda alla sua lettera. Sì, le iniziative, noi non ci fermiamo un attimo. Ieri è stata un'assemblea popolare straordinaria perché ci siamo dati un metodo di lavoro tra cittadini, territorio, municipalità, comune. A Napoli non c'è più un laboratorio, a Napoli c'è un nuovo modo di fare politica. Demos, polis, agora, autogoverno, autodeterminazione, partecipazione popolare, decisione al popolo, sindaco che in mezzo alla gente e che a Palazzo San Giacomo prende le decisioni, una squadra che sta lavorando a pieno ritmo per migliorare. Quindi io sono molto molto soddisfatto di come abbiamo ricominciato con lo spirito giusto, la grinta giusta, l'entusiasmo giusto, al di là anche di ogni forma di appartenenza politica. È un vero e proprio movimento popolare, così come abbiamo detto. Poi ho scritto a De Luca e a Renzi, De Luca immediatamente ha risposto dando la disponibilità a un incontro che stanno predisponendo con un ordine del giorno molto puntuale il mio capo di gabinetto, il capo di gabinetto di De Luca. Appena Renzi dovesse chiamare, ci mettiamo in treno, seconda classe come sempre, e ci rechiamo a Roma. Il difensore civico annuncia.